e i sogni in 4 minuti, forza! Ci provo. Buonasera a tutti. Ovviamente non ho la stessa carica e la stessa enfasi dei ragazzi che hanno parlato prima, ma per mio difetto, per mia natura, me ne vado sempre sulle parti tecniche, non ci posso far niente, quindi spero che il mio messaggio vi arrivi comunque. Anzitutto, come nuovo centrodestra, vorrei riaffermare in ogni occasione pubblica il mio sostegno incondizionato, il nostro sostegno incondizionato all'avvocato Paolo Mascaro, che sicuramente sarà il nuovo sindaco di Lamezia Terme, spodestando finalmente dalle loro sedie, dalle loro poltrone, quello che hanno distrutto il paese per 10 anni. Oggi, con mia grande sorpresa, sull'Ametino ho letto che è stato inaugurato per la seconda volta il lungomare di Lamezia Terme, utilizzando due nomi che sono l'emblema. E due nomi che esportano la legalità in tutto il mondo, quali Falcone e Borsellino, che vengono utilizzati in maniera retorica e vuota da una classe dirigente che durante questi 10 anni ha vissuto soltanto di parate politiche. Paolo Mascaro è l'uomo che ha messo al centro del suo progetto politico la legalità a 360 gradi, non soltanto da un punto di vista diciamo, della macchina burocratica, ma in particolare anche nei rapporti tra noi semplici cittadini e dei rapporti tra noi, appunto, e le istituzioni. Le istituzioni funzionano soltanto se c'è l'appoggio e la volontà dei cittadini di farlo. La giunta comunale uscente ci lascia un'eredità gravissima al quale l'avvocato Paolo Mascaro dovrà far fronte: milioni e milioni di euro di debiti, i ritardi fondamentali per quanto riguarda i fondi comunitari, e Lamezia Terme, la terza città della Calabria, è diventato lo zimbello della Calabria. Noi, con la sua spinta, con la sua volontà, con la sua voglia di fare, ogni volta che lo sento parlare, glielo leggo negli occhi, vedo che comunque lui ha la voglia e la forza di farcela. Io mi butto a capofitto nel progetto di Paolo Mascaro, perché io, come molti giovani che sono qui presenti, vogliono costruirsi una vita e una famiglia qui a Lamezia Terme.